Buongiorno a tutti cari concittadini, oggi è 9 giugno 2022 e sono in via Sparano. Bene, oggi vorrei fare un po' il punto della situazione per vedere in che condizioni sta via Sparano. Via Sparano è una via pedonale, una via frequentata da tutti i baresi, anche di sera ci sono tantissime persone che fanno avanti e dietro, però vi voglio far vedere alcune cose dove magari non ci si fa caso, però purtroppo ci sono. Cercherò di essere abbastanza breve, però di solito mi prolungo per far vedere insomma quello che sta. Quindi partiamo subito da queste paline, vedete, scritte con il segno di roba, e poi vi faccio vedere tutti i pali insomma che in che condizioni stanno. Questo è il primo, un cestino scritto, un altro cestino affisso, un altro palo affisso. Ma oggi comunque sono qui perché c'è un problema che affligge la città, ovvero le chewing gum. Vedete tutte queste macchie nere? Sono chewing gum. Purtroppo sulla pavimentazione nera non tanto si notano, ma adesso vi farò vedere sulla pavimentazione bianca che cosa succede. Ancora un altro palo, questa è una fissione seriale, un altro palo pieno di stickers. Qui siamo quasi sul sagrato della chiesa di San Ferdinando, adesso vi farò vedere che cosa sta. Ecco, se sul nero le chewing gum non si vedevano, sul bianco spiccano, diventa una pavimentazione zebrata. Ora siamo sul sagrato della chiesa di San Ferdinando in via Sparano e queste sono tutte macchie di chewing gum. Oggi per fortuna c'è anche una buona luce, quindi posso farvi vedere quante chewing gum ci sono, perché sono solo chewing gum. Ok? Sono solo chewing gum. Le ho contate, voi pensate, un cittadino che va a contare le chewing gum? Allora, due mesi fa ne erano all'incirca 600, ma adesso ne saranno 800. Sono tutte chewing gum, sono tutte chewing gum. Ora vi faccio vedere come si possono togliere le chewing gum. Questo è un raschietto, l'ho limato, quindi è come se fosse un taglierino, ma si può fare anche col taglierino. Guardate com'è facile rimuovere le chewing gum. Guardate quanto è facile rimuovere le chewing gum. Adesso così, vedete, non ci vogliono i macchinari che lavorano a meno 70 gradi per rimuovere le chewing gum. Basta solo un po' di volontà. Bene, questa è un'operazione che io vorrei fare con volontario, chiunque volesse, perché la città è di tutti. Guardate quanto non ci vuole tantissimo a rimuovere le chewing gum, però purtroppo non viene mai basto. Bene, come dicevo, adesso non le toglierò di qui tutte perché sarei in un folle, però comunque vi ho fatto vedere come ci voglia pochissimo per rimuovere le chewing gum. Bene, adesso continuo su via Sparano perché vi farò vedere ancora le condizioni in cui versano i pali della nuova via Sparano, la via Sparano che magari la possiamo vedere sui social con l'effetto cannocchiale, però magari uno non si sofferma. È come quando tu fai vedere il lungomare dall'alto con i droni, però magari se ti soffermi sul muretto a vedere ciò che c'è nell'acqua, beh, tanto che si potrebbe togliere. Beh, vi faccio vedere il mio secchiello da che cosa è composto. Una spazzola d'acciaio, un po' di carta vetro, il raschietto, qui dentro c'è una lama di taglierino e proseguiamo. Ancora il sagrato, tutte macchie nere, guardate che schifo, che poi queste macchie nere, ripeto, sul bianco spiccano, però magari uno che cosa farà? Guardate, uno magari da lontano vi fa vedere così, vedete tutto bianco, ma se ti avvicini ci sono le chewing gum. Un altro palo mega fisso, il nostro amico lo scomugo è quello che ha messo le 21 mega tag sul ponte Adriatico. Comunque quest'area è tutta mega video sorvegliata. Guardiamo la serialità, poi vedete c'è sempre un numero di telefono, ci si può rivolgere, chiamare quel numero di telefono per sapere come mai così seriale il fenomeno, vedete, perché ogni palo è stato messo questo, così come è stato messo lo scomugo, così come vedete. Beh, diciamo che comunque non è un bel vedersi, preferirei vedere un palo
originale, un palo tutto grigio come era all'inizio. Un altro palo, ancora lo scomugo, e poi guardate qui. Qui stiamo fuori un noto store di abbigliamento. Guardate, ora questo invito è valido a tutti i cittadini, concittadini, non so se i turisti fanno una cosa del genere, adolescenti, adulti, genitori che dicono ad adolescenti di non fare queste cose, perché comunque il bianco è diventato tutto zebrato, è tutto zebrato. Non ricordo da quanti anni è stata fatta la nuova via Squarano, però comunque ci sono tutte queste gomme. Vabbè che il sole non c'è, però sta iniziando anche a piovere, maledetto. Siamo all'inizio di via Sparano, dove ci sono queste sedute fantastiche, bianche, ma questi cubotti bianchi sono adornati come contorno di macchie di chewing gum. A breve vi farò vedere quello che farò oggi, perché tutti quanti siamo bravi a far video e foto, però magari quando c'è da fare qualcosa manca la volontà. Allora, cari concittadini, quello che andrò a fare oggi sarà andare a rimuovere le chewing gum da questi spazi bianchi. Per chi non lo sapesse, questi spazi bianchi stanno a rappresentare la cartina geografica della città vecchia di Bari. Ecco, vedete come ci sono le chewing gum? Ne saranno forse all'incirca 150. Ebbene, così come feci il Mozzoni Tour in via Sparano da 3000 cicche di sigarette, oggi andrò a fare il Ciugomma Tour. E quindi partiamo, poi a breve lascerò il telefonino. Vedete, non è difficile. Non è proprio difficile, per una questione di tempo non le raccoglierò, però vi farò vedere poi l'effetto finale. Tolta, va bene, ora lascio il telefono e poi ci vediamo. Vi farò vedere come tutte le macchie nere credo che scompariranno. Allora, mezz'oretta di orologio, guardate come la mappa della città vecchia è tornata a splendere. Mezz'ora, è bastato un semplice raschietto e una pagliuzza di ferro. Ho tolto tutte le macchie di chewing gum dalle parti bianche, mentre sulle parti nere le ho lasciate, comunque per avere un effetto migliore. Ecco, questo è l'effetto che volevo, avere una piantina bella bianca. Allora, cari concittadini, se proprio vogliamo prolungare l'opera, basta solo candidarsi, creiamo una bella squadra, raschietti, taglierini, e togliamo un po' di chewing gum. Il mio intento è quello di toglierli dal sagrato della chiesa, perché è un luogo pubblico, mentre qui per terra c'è poco da fare.
a bombaccia sempre. Questa è una piccola parte delle chewing gum che ho tolto, e ricordo a tutti che ci sono anche i cassonetti, maggiormente quelli che parlano. Li chiamo. Ah, mi hanno fatto l'applauso. Ok, ciao ciao.